Allora, grazie, si sente, sì. Grazie, grazie Mariangela e grazie a tutti per questo invito oggi. Allora, io parto da una domanda: che cosa significa dire acqua bene comune? E provo a risponderci, a dare qualche una suggestione, una prova di risposta. E inizio da un bel libro, è un libro di un antropologo e di un sociologo, non di giuristi, David Graeber e David Wingrove, L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. Ecco, in questo testo, in questo libro, è citata tra le libertà primordiali quella di creare o trasformare i rapporti sociali. Ecco, oggi questa è una libertà relegata dal pensiero unico sempre più nello spazio dell'impossibilità, quindi ad essere negata è la fantasia, la speranza di cambiare. E come insegna Ernst Bloch, manteniamo invece quello che è il principio speranza, che non è una piatta fiducia, e lo dico proprio in questi giorni preelettorali, pensando anche al post, ma manteniamo una speranza che sia materialisticamente concepita, cioè quello che lui definiva un ottimismo militante, nonostante tutto, nonostante questi tempi, diciamo, più che bui, oscuri, che stiamo attraversando. Ecco, cosa c'entra tutto questo con l'acqua bene comune? C'entra perché l'acqua bene comune rappresenta un'alternativa, e rappresenta un'alternativa concreta. Perché? Come? E cosa c'entra tutto questo, ad esempio, con la Costituzione? Beh, anche la Costituzione è un progetto di trasformazione della società, ed è un progetto di trasformazione della società concreto, è un'utopia concreta in questo senso, e quindi acqua e Costituzione già solo per questo, diciamo, si incontrano. Ma cosa vuol dire, cosa significa, dicevo prima, bene comune? L'acqua, possiamo dire, è un bene comune. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosce nel 2010 in una risoluzione il diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Quindi l'acqua e l'accesso all'acqua come un diritto universale. E questo significa che il servizio pubblico ad esso connesso deve essere fornito su base universale con un minimo garantito a tutti. Questo significa garantire effettivamente un diritto. Ma cosa significa dire anche che è un bene comune? Allora, una prima domanda: qual è lo scopo del bene comune? Allora, i beni comuni, e qui cito dalla proposta della Commissione Rodotà sui beni comuni, sono delle cose che esprimono delle utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, cioè la funzione è centrale nella definizione di bene comune. E quindi a cosa servono i beni comuni? Beh, sono beni, diciamo, che sono strettamente connessi in un rapporto di scopo e di utilizzo ai diritti della persona, cioè sono funzionali a quello che è il pieno sviluppo della persona, e in questo senso sono strettamente legati quindi al concetto di eguaglianza, l'eguaglianza formale come pari dignità sociale, l'articolo 3, la prima parte della Costituzione, ma anche la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza sostanziale, cioè quello che ragiona di rimozione delle diseguaglianze economico e sociali. Quindi possiamo dire che i beni comuni si inseriscono in un progetto di emancipazione, un progetto di emancipazione che insieme è personale e sociale, cioè fanno parte, possiamo dire ancora, di un percorso di liberazione. I beni comuni, cioè come i diritti sociali sono la salute, l'istruzione, il lavoro, ma anche i diritti di libertà personale, di stampa, di circolazione, di riunione, eccetera, costituiscono la base, le condizioni perché ciascuno sia effettivamente libero, perché sia rispettata la dignità della persona umana, perché vi possa essere, e questo lo ripeto perché è un concetto secondo me centrale, non solo una mera libertà, ma una liberazione, cioè una emancipazione. La libertà, se presa da sola, può limitarsi a riprodurre la situazione data, riprodurre le posizioni di dominio, oppressione nei rapporti di lavoro, di genere, la cittadinanza, eccetera. La libertà necessita di essere legata all'uguaglianza sostanziale, alla giustizia sociale, se vuole stare, diciamo, nella storia da quella che è la parte degli oppressi, non dalla parte del dominio.
Torniamo al nostro bene comune. Di chi sono i beni comuni? Questa è anche una domanda centrale. Allora, sono beni che appartengono a tutti, sono res communis, cioè sono insieme di tutti e di ciascuno, sono, si dice, a titolarità diffusa e sono amministrati muovendo dal principio di solidarietà, così diceva ad esempio Rodotà. Sono a fruizione collettiva e possiedono una utilità generale, cioè si ragiona di beni utili ad una pluralità di persone considerate in uno spazio temporale aperto, cioè nel presente ma anche nel futuro, quindi vanno preservati anche per il futuro. I beni comuni sono di tutti e di ciascuno, abbiamo detto, cioè sono di nessuno in esclusiva, nessuno ha l'esclusiva su un bene comune. Non sono mercificabili, devono essere assicurati a tutti in maniera uguale, secondo quelli che sono i criteri dell'eguaglianza sostanziale. Eguaglianza sostanziale vuol dire rimozione delle diseguaglianze, se del caso attraverso trattamenti diversi di situazioni che sono diverse, questa è l'eguaglianza sostanziale, che poi è molto simile a quello che era il vecchio detto di Marx, ciascuno secondo le sue possibilità, ciascuno secondo i suoi bisogni, è poi molto simile. I beni comuni quindi evocano quello che è il profilo sociale ed economico della democrazia e ne reclamano una versione effettiva, sostanziale, sociale. Ancora, possiamo ragionare a proposito di beni comuni, di proprietà e gestione pubblica, comune, sociale, collettiva, possiamo utilizzare formule differenti, ma che devono avere al centro proprio questa garanzia del possesso di tutti e di nessuno in esclusiva. Possiamo immaginare delle nazionalizzazioni, possiamo immaginare delle forme di proprietà collettiva o da parte di comunità locali, questo con una precisazione, cioè facendo attenzione al rischio che il livello locale non ingeneri diseguaglianza, penso all'autonomia differenziata, tanto per non fare nomi, diciamo così, o che si affermino delle forme striscianti di privatizzazione, le fondazioni. Cioè la logica del comune è la logica semmai di una comunità umana, ma non è una logica di una comunità ristretta. La logica del comune è una logica in senso aperto, universale. E la Costituzione in tutto questo? Tutto questo c'è in realtà nella Costituzione. Gli articoli 41 e 42 della Costituzione che trattano dei rapporti economici prevedono limiti alla proprietà privata, l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, l'ambiente, e trattano e si riferiscono alla funzione sociale, all'interesse generale. L'articolo 43 della Costituzione prevede la possibilità di riservare o trasferire allo Stato, a enti pubblici o anche a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, questo è assolutamente pertinente con il caso dell'acqua. L'articolo 45, ad esempio, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, quindi abbiamo già delle possibilità già scritte, in questo senso un'utopia concreta. Con una precisazione, in una democrazia noi non ragioniamo tanto di contrapposizione tra pubblico e comune, ma possiamo ragionare di sovrapposizione tra pubblico e comune, perché il concetto di pubblico in una democrazia si coniuga con collettivo, comune, cioè con un superamento di quello che è un orizzonte escludente. E l'innesto invece di principi di uguaglianza, di solidarietà, di condivisione, di partecipazione che rovesciano quella che è la logica della proprietà come diseguaglianza, come fonte di accumulazione e quindi di ulteriori diseguaglianze, e rifiutano quella che è anche la logica competitiva, meritocratica che pervade il neoliberismo e che attraverso la concorrenza poi divora quelli che sono i beni comuni, i servizi pubblici. A tutto questo bel discorso si può fare un'obiezione, però sì, ma lo Stato oggi e le istituzioni pubbliche perseguono politiche neoliberiste, certo, è vero, è così, però lottiamo perché questo non accada e in questa lotta la Costituzione ci accompagna, in questo senso un'utopia è già scritta che si può contrapporre alle politiche che invece vengono perseguite. Ecco, quanto ho osservato poi richiamo anche un altro elemento, diciamo, essenziale che vorrei ancora introdurre, quanto si ragiona di bene comune, cioè la partecipazione.
Cioè, noi ragioniamo di una gestione della necessità, di una gestione partecipata dal basso, che restituisca proprio quella che è la titolarità diffusa del bene comune. Un elemento che è coerente di nuovo con l'orizzonte costituzionale, con quella partecipazione effettiva che viene posta nell'articolo 3 come obiettivo, come strumento proprio del progetto di emancipazione che è il cuore della Costituzione. Una partecipazione che non a caso la Costituzione riferisce all'organizzazione politica, ma anche all'organizzazione sociale ed economica. Anche in questo si richiede una partecipazione effettiva e questo rinvia e richiama una cittadinanza attiva e quindi una democrazia viva. Un concetto che mi piace molto, che è quello di democrazia insorgente. Democrazia insorgente perché rinvia ad un concetto di mobilitazione continua e che ci ricorda che la democrazia non è uno strumento di gestione del potere, ma la democrazia è partecipazione, la democrazia è conflitto. Questi sono elementi centrali della democrazia. Il comune quindi, possiamo dire, evoca partecipazione e democrazia, ma non una democrazia senza aggettivi, una forma di democrazia, evoca una democrazia sostanziale come partecipazione effettiva e come democrazia che non si ferma all'aspetto politico, ma si estende all'aspetto sociale, all'aspetto economico. Senza liberazione dei bisogni, per dirlo in due parole, non c'è emancipazione politica. E il piano della Costituzione è un piano concreto, non astratto. Per definire la Costituzione noi potremmo parlare di realismo emancipante, perché la Costituzione parte dalle considerazioni della realtà, non la ignora, ma per modificarla, per trasformarla, in questo senso realismo emancipante. Bene comune quindi vuol dire sottrazione alla logica del profitto, vuol dire porre al centro la persona con i suoi bisogni e, se vogliamo allargare lo sguardo, i bisogni dell'ambiente, della natura anche come soggetto. Chiudo perché non ho guardato l'orologio e temo di essere in ritardo. Ecco, spero di essere riuscita un po' a suggerire quanto c'è nell'acqua bene comune. Quindi il senso anche di quel bellissimo slogan che veniva ricordato prima anche da Alex Zanotelli, cioè si scrive acqua e si legge democrazia. Ecco, una frase secondo me questa che sintetizza molto bene proprio anche quello che è il progetto di una democrazia che è sociale, che è esigente, che è effettiva, che è conflittuale, che è la democrazia della Costituzione, che è fondata sulla materialità delle condizioni di esistenza, ma è tesa ad una trasformazione dei rapporti sociali nel segno dell'emancipazione. Ecco, la battaglia per l'acqua, bene comune, si iscrive all'interno del conflitto sociale, un conflitto sociale che si snoda ieri come oggi attorno alla proprietà, attorno all'uguaglianza, quella che è l'eterna lotta fra oppressi ed oppressori. Ecco, non solo, oggi l'acqua ci mostra anche il legame, l'interdipendenza, veniva ricordato anche nell'intervento di Valentina, fra quello che è giustizia sociale e giustizia ambientale e la necessità di unire le lotte. Quindi l'acqua, diciamo, come bene comune, allora come strumento di trasformazione del mondo, torno al testo da cui sono partita, che ho citato non a caso, cioè come possibilità di cambiamento dello stato di cose presente, come visione del mondo altra, cioè come un'utopia concreta di cui oggi abbiamo più che mai bisogno. Mi fermo.